non usare la scala. Ecco, mica sarà la fine del mondo. Magari cadi, spezzi il collo, muori e poi rinasci. Cosa? Perché c'è? Sento qualcosa che cammina o lo sento solo? No, ho visto. No, scusa. Gira. Scusa, quello lì chi è? Oh! È lì. Qualcosa c'è lì. Beh, sarà sparito. È lì dietro. No, davanti. Per me è dietro di te, non vorrei dire. No, è lì. Tipo, ecco. Ma io lo eviterei. Sto cercando di evitare. Lungo, sì. Ma chi è? Cos'è? Chi siamo? Dove andiamo? Che fine ha senso questo gioco? Perché? Sei sicuro che... Siamo sicuri che ci voglia uccidere? Sì, siamo sicuri! Dove? Pare se ne stia andando. Perché sento i passi ma non lo vedo. Potrebbe essere dietro di noi. No, non l'avevo visto girare. Sai com'è? Cucci Bau. È tutta una... Eccolo. Ah, ok. Sì. È una specie di... Sei girato. Perfetto, così fai la ronda. Fai la ronda tu. Ora vuoi dire. Ma che essere è? È un umano? No. C'è la porta, vai nella porta, vai nella porta, vai nella porta. E lui è rimasto da chi? Ah, voglio fare un culo. No, non dovevi andare. No. Aspetta, nascondiamoci. Ah, ci colpo. Non è vero niente! Perché mi ascolti? Però perché ti ascolto? Perché lo ascolti? Perché sono stupido. Perché sei stupido? Sono io, no. Che domanda. Perché sei avvicinarsi? Se entra da lì, sei fottuto. Sì, perché non ci sono via di uscire. Esatto. Quindi allora tanto vale che esci da lì. Io direi corri e in qualche modo scappi. Per me è alla tua destra. Scale, Dio mio, scale, benditi Dio mio. Tirala. Qualsiasi cosa faccia, tira. Tira quella porta, tira. Ha aperto il portello, hai visto? Fai, sali. Sì, ma pipes under pressure, mi sì, non credo. Eccolo. Vai, sai, cadi magari, cadi, fatto malissimo. Cadi, muori. Sembra un robot, ecco. È un robot. Sad boy. Ah, questa cosa qua, gira quella cosa. Quando afferri la ruota. E ti è rimasta in mano? Penso che però vada lo stesso! Ah! Corri! Corri bambino, corri! Corri ragazzi, va giù! Questo è copyright a Roma! Madonna! Vai, chiudila! Sai quanti copyright avremmo? Chiudi questo! Tira! Chiudila! Okay. Sì! Siamo, tra virgolette, salvi. Sì, sì. Ma chi? No, non è vero, ma non è vero. E si sa usare le leve, qualcosa lì. È vero, anche secondo me sa usare. Su. Come chiudo il pannello? Tira. Cos'è successo? Su. Calmo. No, aspetta. Hai bloccato bene. Oh. Non va bene. Ho perso conoscenza. Ami? Roger? Amy. E chi fa? Un umano! Dov'è? Di qua. Dov'è l'umano? Quella è bloccata! E lì posso andare? Non saper usare il BGP. Workshop, cos'è? Cioè, facciamo shopping? Warning, chi pensa? Io eviterei il warning. Tu stai andando nel workshop. Ma no, ma non mettere le mani in pratica tra le macchine. Sì, ma perché cioè, lo vedi quella cosa lì? La vedi? C'è qualcosa? Cosa vuoi vedere? Quello. Aspetta, quello lì è giallo. Okay. Offline, attenzione. Perché non mi piacciono quelle cose? Ah, ma uno. È il robot che parla. Sì. Oh. Non so. È questo? Cos'è?
It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Are you human? Aspetta, aspetta. Sciumano. Sì, hai capito tutto, tu della vita. Ma fai se non c'è un no. Ecco, tu vuoi parlare. Ma pure. Parli di sì, sono tutti degli... Sono qui, sì, qui dove, nel mondo, sì. Guarda le mani. Le mani sono delle pinze. Oh, stai calmo, però. No, aspetta, aspetta. Ok. I just didn't expect you to look like that. Ah no, ok. No, avevo capito che lui pensava di essere umano, ma proprio fisicamente. Ma mi sa che lui è convinto di essere umano. Secondo me lui è proprio convinto, ma face. Aspetta, non sai, un robot dopo... Ma un po' più vigliaccio. Comunque stanno sistemando delle schermature. Un robot da remoto. Giusto. Could you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty badly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both. Sì, è come dicevo io. Convinto di essere umano. All you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. I'm really hurting here. Go get some help. Vai, finito di parlare. Bene. Cos'è per... Quella è una legge. Non la... No, non mi fido. No, fallo, vabbè, tanto ormai arrivo a questo punto. Ho fatto il machine. Cosa? Boh, sta dicendo. Sì, ho capito che devo dire. Ma tirare quella lima. Perché no? Perché... Non lo so. Come? Ho un brutto presentimento, senti, proviamo. Se non riusciamo a fare niente, tiriamo la lima. Ok, non ci sto una volta. Quello è morto, tiriamo la riva. Ma che è? È una? No, è. Se che tieni a mente 0722. Ok. Potrebbe avere qualche utilità, dici? Arrivati a sto punto, sì. Porta chiusa. Vediamo se c'è. Forse qui non sembra arrivare energia. No, e qua c'è un piena d'acqua con la camera. Io non l'aprirei. No, no, non aprirei. Ma è di aprire. Cioè, cosa? Ah, tieni. Tieni, tira la testa. Ah. Ok, ti ricordi il numero? 0722. Ok. E dove pensi che possa servire? Tante di quelle porte. Un altro robot. Ah. Altro robot strano. Perché io tocco un po'? Da girare. Questo era caro? Sì, quello di prima, mi sa. Sembrano dei flashback quando tocchi le robe. Delle registrazioni che ha fatto, sì, tipo il robot. Sì. Registrazione del robot, è fattibile questo. Stiamo cominciando a capire. Aspetta. No, tipo mi pare indietro se fosse qualcosa. Non arriva ancora, non so. Guarda quello. Non terminato. Please reboot the workstation is proper persisting for your administrator. Che cosa è? Riavvia la cosa, se il problema persiste chiama il tuo amministratore. Tipo quando per favore provi a riavviare, se il problema persiste faccia qualcos'altro. Si dispiace, tipo si faccia i cazzi. Procedure di aggiornamento avviato, considerate in una per dettagli 0722. Ecco dove serviva.
Carl. Questo è Carl, quello che... Sì. Il messaggio... No, no. Il messaggio non è inviato? No, manca il collegamento addirittura. Aspetta, aspetta, aspetta. Ancora? Indietro? Non c'è energia. Controllo flusso. Si fa. Accendi il centro comunicazione. Sezione trovata. Abbiamo la sezione. Ah! Ah, quindi tu puoi aprire delle porte. Questa qua è la porta di prima che era chiusa, eppure questa era chiusa. Sì. No, questa è la porta dove c'è Tizio Caio Sempronio. Quale? Il robot. Wow. Quale ma non robot? Posso spegnere l'energia. Qui siamo noi, la stanza in parte, dove c'è la fede delle riparazioni. Quindi devi spegnere. Per ora no, aspetta, lasciaci c'è l'energia. Lasciamo acceso. 0722. No, ma lo stesso. No, però prova. No, no, prova. Oh, siamo calmi però, Le porte così. Che è? Una lampada. Perfetto. Leggi il documento. La scatola nera è uno strumento di preciso progetto per osservare le condizioni generali dell'utente. Misura un'ampia data presente. Questa cosa qua in pratica te la metti nel cervello. È la scatola nera del cervello. Oh mio Dio. Comunque altro che lampadina. Altro che dinamo. Comunque ho sbloccato qualcosa. Forse anche questo è bloccato. No, ancora no. Io direi ci sono due porte. C'era un altro, ecco, c'era una porta di qua, esatto. E mi diceva che per riavviare l'energia potevo arrivare anche di qua. Ah, questo si può sbloccare. Non c'è come ancora il coso di prima. Lo toccherei, lo tocchi. È ovvio. Quando vale. Flash. Oddio. Redesm. Restraint il sistema sotto sforzo elevato del sistema di un sistema indietro volete provare? Volevo provare? Che cazzo? Lo tiro la leva. Ah! Eri sicuro di volerlo fare? Non so. Non sono sicuro di un caso. Ma qua c'era la cosa dell'acqua, se la apri tipo esplode tutto. Tanto vale. Ma siamo sicuri che mi ucciderete? Non è che magari c'è poca acqua? Prova. Tanto. Ecco. A parte che l'acqua colava comunque. Ah, ormai non si apre. Non si apre. Cazzo. Adesso vedi l'onda anomala. Molto vero. Ok, io ho tirato la leva. Perché lui? Oddio! 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 Cos'è successo? Perché lei? Vedi qua. Ma qua non c'è niente ormai. Nasconditi da qualche parte. Dobbiamo farlo passare, prima che non so da che parte passo. Potrebbe essere. Ho visto un posto per nascondersi, vieni di qua. Arriva di qui. Vai di qua. Perché? In basso a destra, ho visto qualcosa. No, di qua, di qua. Di qua. Ma come? Dove? Là sotto, guarda. No, ah. C'è qualcosa qui sotto, mi sa. Ma se arriva di qua siamo fottuti. Ti vede, no. Ti vede, sei fottuto. Guarda sopra di te. Sei nascosto. Sì o no? Ho come la sensazione che sta arrivando di qua. Ma anch'io. Perché hai tirato la leva? No. Oh, oddio. Siamo nascosti. Ma è normale, come cazzo fa a passare? Dacci. Ci vediamo. Va bene, dettagli. Dacci. È troppo tra me ha fatto l'altro giro. Vuoi che vada ad aprire la porta e viene inondato? No, la porta sarebbe già aperta, l'abbiamo toccata noi. Sto prendendo qua. Non capisco. Ma come cazzo è un trip mentale sto girare? Come cazzo ha fatto entrare? Che cos'è che fa? Me tirando la leva ha spostato il corpo. Non sembra. Infatti non è per me è salito o è a destra di per qui. Me è a destra. Avevi perché ti sei alzato? Perché vedo la luce lì secondo me. Perché ti sei qua? A destra? No, non posso. A destra? È lì, cazzo! Non è che magari devo scendere giù. Simo mi sta prendendo un'ansia che tu non hai. Solo a te! Vuoi provare a chiudere? Non vedi credo. Non
non si è chiusa. Ma c'è ne... Ah no, questo c'è ne sono due, no, è sempre lo stesso. Secondo me devo tirare il brutto tizio. Sì, ma sta funzionando. Dobbiamo tornare su, quindi. Eccolo lì. Cretino! Sta arrivando. Oh! Ma è talmente stupido che sta facendo il giro sopra, Vuoi un biscottino? Stupido! Croccantini? Eccolo lì. Ma che diavolo è? Oh! Perché c'è una luce gialla? Ah, perché è un robo. È un brutto robo. Ma hai visto? Ma fa si muove come un ma cos'è, uno struzzo? Dodo. Come dodo? Sono qua! Guardalo! È mondo. Stupido! Sembra uno struzzo! Insulti ai compagni di casa! Sembra uno struzzo! Sta pigliando un'ansia che voi non immaginate! Simone, corri! Corri come non hai mai corso nella tua vita! Corri, vai, cazzo, laggiù! L'abbiamo detto tutte e tre! Simone! Spara, dov'è? Mai voltarsi indietro quando si gioca qualcosa del genere. Ma come la sensazione che oltre a essere mongoloide è anche veloce il pezzente. Tira quella leva, non so come. Corri! Non volo. Ma ha tirato una botta a me. Sì. Sono vivo! Sì. Ti ha staccato un braccio, tu ma pensa... sei vivo! No, sembra stordito. Ma dov'è lui? Ah, è lì. Ti è passato sopra, ma chi se ne frega. Vuoi prendere l'estintore? Lascia perdere l'estintore, cosa pensi che gli faccia? Ma la cosa che non capisco, perché la leva non funziona più? Non lo so neanch'io. Hai toccato qualcosa? Secondo me... ho tolto l'energia. Forse. Ecco perché dicevo da questo punto non si torna più indietro. Ti ho detto toccare l'altra leva e non quella. Dove perché comincia ad essere un po' così... Perché si è fatto prima botta? Ecco, tipo adesso cammina come un mongolo. E questo coso sbirruccica? Toccalo, così non ci lascia stare quello là. Perché certo, perché toccando i buchi al game robot. Non sono più mongolo? Ah sì, l'aveva detto che ti curava. Ti ricordi che prima avevi preso la scossa, avevi toccato un e quindi l'ho tirato un po' strano. Perché? E sta di fatto che c'è un tizio brutto che è sul. Aspetta, ma non è lì? Girati. No, scusa, mi sto male. Lui è da questa parte comunque. No, lui è su. Noi dobbiamo andare su. E come cazzo lo tiri giù? È inquietante fesso sta roba. No. Mi sta prendendo un'ansia. Non ho niente da tirare. Ma dove? C'è l'estintore, prendi l'estintore. Sì. E Simo potrebbe servire. Mio Dio. Sì, insistiamo. Fallo ancora una volta, già che ci sei, no? Vabbè, cosa devo dire io al tizio? Mi faccia passare, per favore. Tu vai, tiragliela addosso e ma cosa? È più veloce. Ma non è dall'altra parte. Girati, signore. Vai giù di lì, magari gridando il tizio brutto. Giù di lì. Là, tira quella cosa lì. Riesco a metterla a terra direttamente? No. Magia. Fai qualcosa. No. Parla al tizio. Magari. Tizio spento! L'hai ucciso! Ed era convinto di essere un umano. Ma si può sapere dov'è? È lì, trovando. Hai fatto rumore con l'estintore, sei condannato. Pare che stia arrivando. Che c'è un Transformer! Fatto che Autobots transform! What the fuck? Una la volta per carità. Ma una cosa, adesso dove cazzo devi andare? Prova a tirare quella leva lì, sì, sembra illuminata, tipo lui è là. È là di fronte, è lui.
Ma è di spalle. No, non è lui. È lì. Era solo una ventola. Non è che si spunta da lì, ci prendiamo malissimo. Da parte io vedi la luce di Gesù prima, quindi. Ci affidiamo alla tua clemenza. Perché ti giri, non girarti! Ecco. Visto la luce di Gesù io! Ecco. È la luce di Gesù. Ma non eccolo! Detto, sì, è stu. È istruzzo. È uno stru. Si è buggato. Oh, oh, ma quanto sei stupido! Taci, non se n'è ancora andato. Si è buggato. Quanto sei stupido! Vai piano, mi raccomando. Che l'hai detto, figlio? Gesù si gira, ti vai! Se ne sta andando, vai a tirare la leva e basta. Si va a tirare la leva? Ma con calma! Ora o mai più. Non va! Come funziona sta merda? Se devi andare di lì, è per forza che... Aspetta, terminale. Devi dare energia al pannello centrale, giusto. Forse. Purtroppo abbiamo un coso che ci corre dietro, non so, cioè... È uno struzzo! Sì, è uno struzzo! C'è già comunicazione, devi dare energia! Sì! Ah, è qua! Ti magari è stupido! È stupido! Se non è stupido! Se non è stupido! Aspetta, qualcosa da lanciare! No! Ma stai fermo! Non te muovere! Ok! Se sta andando! Ciao! Se si girava. Se si girava basta, non penso. Adesso è illuminato, Ok, ok. Wow. Se non ti fa. Sempre con calma vai piano. Vai con calma. Cioè che ci siamo. Tira. Oh! Sì, però aspetta, eh! Okay. Sono passati 5 minuti. Ragazzi, io mi fermo qua. Sì, ecco, non ti muovere, stai qua. No, perché? Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento. Se vi piace, iscrivetevi, abbiamo fottuto in malissimo. Roma si è bloccato. E noi ci vediamo al prossimo video. Bene ragazzi! Così questo è il mondo dei nuclei programma. Un'onda rumore. Ah, dottoressa Goddard, grazie al cielo sta bene. Arthur ha lottato nei nuclei programma come questo. Se una vecchia come me può essere felice e in salute fino a quest'età. Allora perché un bravo ragazzo come lui è dovuto... Dottoressa Goddard, non ho potuto far nulla per aiutarlo. Oddio, è virus. Un virus! Megaman! Siamo qui per salvarla. Il sacrificio di Ace sarebbe vano se morisse qui. Hai ragione. Ho ancora molto da poter dare per contribuire alla lotta. Megaman, è meglio che mi porti fuori da qui. Non intendo andarmene senza di lei. Onda lotta, in onda!